l'ordinanza fa obbligo, l'ordinanza regionale fa obbligo di portare in Campania la mascherina. Ma io mi soffermo su quella parola, a obbligo, su questione. Ma che obbligo è se non ci sono controlli? Controlli come ci sono stati però nella prima fase, dove circolavano addirittura militari dell'esercito che controllavano chi avesse o non avesse la mascherina. Allora, fare un'ordinanza senza che ci siano controlli, e naturalmente si giustifica De Luca, dice, ma lui non dispone della forza pubblica, lui non è né il questore né il prefetto. Allora che senso ha rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando non c'è la possibilità di controllare? E qui allora do veramente ragione a De Luca, ma nel senso che è una ragione un po' ironica, quando dice che molte vicende della politica italiana e della politica sanitaria negli ultimi mesi saranno raccontate nella storia, ma sui libri del cabaret. Come dire, è stata tutta una grande farsa. Abbiamo dato allora anche noi un contributo come Regione Campania a questa farsa e continueremo purtroppo a darne. Quindi la rete sanitaria ci vede come campani in una situazione di cui dobbiamo trovare la maniera di dare conto in maniera però seria e responsabile. Mi pare che fin qui non stiamo riuscendo a darne conto in maniera seria e responsabile.